chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Lunatica on the radio, nuova trasmissione 27 febbraio. Siamo quasi alla fine di questo mese, sono già passati due mesi, è velocissimi. Sembrava ieri che era il 2024, in realtà ormai siamo già in fase quasi primaverile, anzi ormai possiamo dire che l'inverno non c'è proprio stato, c'è poco da fare. Allora, abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo, Futura, di Lucio Dalla, un pezzo che è stato veramente, come dire, illuminante per tante persone e ovviamente lo è stato anche per la nostra amica Chiara Bruni. Ciao Chiara! Ciao a tutti e a tutte. Allora Chiara, noi partiamo sempre con quella domanda sul perché proprio questo brano di Lucio. Questo è un brano per me importantissimo ed è proprio un brano che mi riporta a casa, alle mie origini. E mia madre avrebbe voluto chiamarmi Futura, quindi poi in realtà è stato scelto Chiara, ma io la sento comunque una canzone dedicata a me in qualche modo, mi appartiene molto. Quindi per questo. Poi Lucio Dalla è uno dei miei autori preferiti, quindi non potevo che iniziare con lui. Senti, invece chi è Chiara? Vogliamo sapere un po' del tuo lato, sia come fotografa ma anche come poetessa. Sì, allora io nasco appunto come fotografa nel... diciamo nel panorama artistico sono conosciuta e mi occupo di questo, ma la poesia è qualcosa che mi porto dietro da un sacco di tempo. Ho l'abitudine di scrivere un diario da sempre e mi sono resa conto poi negli anni, rileggendo anche delle cose, che potevano esserci degli estratti che erano già di per sé delle cose poetiche. Poi c'è stato questo incontro con Andrea Cocella, che è il ragazzo che gestisce lo spazio Barlina, che si trova a Scalo San Lorenzo. È uno spazio che si occupa di cultura e divulgazione della cultura queer. Ed è stato lui che mi ha fatto pensare ad unire queste due cose, la fotografia con la poesia. Stavamo organizzando insieme una mostra, io gli ho letto un brano, un testo che avevo scritto e c'è stata tipo un'illuminazione, lui ha detto ma sei matta, perché non me l'hai detto prima che
avevi scritto questa cosa, dobbiamo assolutamente includerla. E quindi da lì poi abbiamo avuto l'idea, abbiamo lavorato appunto ad utilizzare un testo poetico associato a un lavoro fotografico ed è andata molto bene. Senti, ovviamente l'essere umano ha sempre scritto, no? Nelle varie epoche, però poi a un certo punto per alcuni, come ecco nel tuo caso, c'è uno switch, no? Di far leggere quello che uno scrive. C'è stato per te proprio questo momento? Dici, no, io voglio far leggere agli altri quello che ho fatto. Ma in realtà io ho l'abitudine anche molto di rileggere, quindi la prima persona a cui appunto poi rileggevo le mie cose ero io stessa perché mi aiutava, visto che non ho una buona memoria, a fare chiarezza e a portare tutte le cose con un ordine. E, un momento in cui ho deciso che sarebbe stato bello condividere, è stato la prima volta che ho fatto poi Poetry Slam, perché poi io sono nuova di questo ambiente, però eravamo sempre da Barlina, c'era questa occasione, io ho detto ma perché no? Quindi ho letto proprio una cosa che era scritta in un mio quaderno e da lì ho visto che in realtà è molto terapeutico anche condividere, soprattutto se si tratta di qualcosa che è già successo, appartiene al passato, quindi abbiamo avuto modo di elaborarlo, di farlo stratificare ed è un po' una liberazione, no? Quella di condividere e quindi regalarla anche ad altre persone. Eh sì, assolutamente sì, è proprio così, è vero, è verissimo. Senti, ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale, ci ascoltiamo un altro grande maestro, David Bowie, Life on Mars, e poi torniamo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at her, oh man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Lunatica on the Radio. Ne approfittiamo come di consueto per salutare la nostra amica Giulia Massarelli e tutte le lunatiche che nell'arco di questi 3 anni e mezzo ci hanno fatto compagnia e ci stanno facendo compagnia. Ovviamente, come sempre, sottolineiamo il grande lavoro che sta facendo Giulia per cercare di un po' di avvicinare, ecco, di cancellare, passatemi il termine, questo gender gap nel mondo artistico e non solo. Amico, lo vediamo spesso
spesso nel mondo musicale, ma ahimè anche nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo sforzarci ancora un po' di più. E è arrivato ovviamente David Bowie, l'abbiamo appena ascoltato, torniamo da Marte anche noi. E come mai David Bowie? Ma come mai non David Bowie, mi verrebbe da dire, cioè, è una divinità per me, è veramente un'icona per moltissime cose, è un'icona di stile, è un'icona musicale, è una persona che ha avuto secondo me una sensibilità incredibile, che arriva tantissimo al suo pubblico, e quindi davvero è stato difficile poi scegliere una canzone di David Bowie, perché ho detto ok, voglio lui sicuramente per essere rappresentata, ma poi questa mi ha ricordato un periodo, un momento un po' un'epifania della mia vita, e ho deciso che sarebbe stata questa canzone. Senti, oggi ovviamente nel mondo musicale la tecnologia ha fatto dei passi veramente da gigante, no? Sono arrivate le piattaforme, su uno smartphone oggi possiamo trovare praticamente tutta la musica del mondo, sia attuale che passata. Anche ecco, nel mondo della fotografia ovviamente la tecnologia è andata fortemente avanti, no? Si è passati dall'analogico al digitale, poi adesso sta arrivando, che non so se è un bene, l'intelligenza artificiale. Nel mondo della poesia invece è ancora rimasto tutto molto, tra virgolette, romantico, no? Cioè, ancora si scrive con la matita e la carta, cioè sotto quel punto di vista. Questa è una cosa molto affascinante. Sì, guarda, stai parlando con una persona che scrive ancora le lettere e chiede per il suo compleanno di ricevere degli auguri di carta, quindi sono molto legata all'analogico e a tutto ciò che può restare nel tempo, che si può toccare, che ha una fisicità, qualcosa che appunto puoi tenere in mano, puoi conservare, e anche il mio lavoro fotografico è molto legato al passato, anche lì all'analogico. Io lavoro molto, come il lavoro che ti raccontavo prima, è un lavoro che parte dal recupero di cartoline d'epoca, erano delle cartoline raffiguranti dei nudi femminili dei primi anni del Novecento, quindi diciamo che per me l'analogico ha un valore più grande, ha una storia in sé, racconta qualcosa, è stato fisicamente in un posto, e quindi questo è molto affascinante. La tecnologia è importantissima ed è giusto stare al passo, e ben vengano le nuove ben venga l'intelligenza artificiale, tutto quello che ci può far evolvere, ma secondo me non dimenticando da dove siamo venuti, ecco, e non confondendo, perché sono comunque delle cose diverse. Tra l'altro, ecco, la fotografia è uno di quei campi, perché da oggi succede un po' su tutti i campi, però ecco, nella fotografia in particolare in tanti si sentono fotografi, no? Forse perché le macchine digitali hanno fatto sì che possiamo scattare milioni e milioni di foto, cancelliamo, non sono venute. Una volta invece con i rullini o eri bravo o eri bravo, cioè non è che non c'erano via di mezzo, insomma, le foto o venivano o non venivano. Ecco, oggi ecco, è un campo in cui molti parlano, tra virgolette, ma in pochi sanno, passami il termine, e spesso c'è anche nei gruppi, lo vediamo, tanta critica su tante foto. Invece ecco, ricordiamo che foto emblematiche della storia invece sono anche foto che se vogliamo proprio analizzare tecnicamente sono forse anche sbagliate, no? Passami il termine. Certo, la fotografia è catturare qualcosa, e può essere qualsiasi cosa, e può essere in qualsiasi forma, in qualsiasi qualità. Io mi trovo spesso a dovermi quasi giustificare, no? Sul fatto anche di lavorare con foto d'archivio che non hanno una grande definizione, ma in realtà non è quello importante, secondo me, è ciò che un'immagine trasmette. E sì, tutti possiamo fare foto, come tutti possiamo scrivere un diario e sentirci dei poeti, come oggi siamo in un momento storico in cui davvero tutti possiamo fare tutto e tutti abbiamo voglia di tirare fuori il nostro lato creativo, quindi anche qui ben venga, è una cosa bellissima. E
Poi la bravura, diciamo, la tecnica aiuta a perfezionare, ma soprattutto aiuta a farti fare ciò che tu hai immaginato. Se hai qualcosa da dire, sicuramente ogni mezzo sarà valido e arriverà Sì, un tuo messaggio. è vero, è verissimo. Tornando alla poesia, siamo abituati un po', lo dico sempre quando parlo con i poeti, con le poetesse, siamo abituati a un retaggio, diciamo, scolastico della poesia che ce l'ha fatta un po' odiare, tra virgolette, no? Perché magari ce la spiegavano anche male. Io sottolineo sempre che tanti poeti del passato oggi sarebbero delle rockstar, no? Questa cosa non ce l'hanno raccontato, cioè ci hanno fatto sempre vedere quel lato un po' pessimistico, tra virgolette. Oggi invece, ecco la Poetry Slam, ma anche tutta la poesia del secondo Novecento, che ha fatto sì, insomma, che ha fatto capire che la poesia è anche molto operaia, no? Cioè viene anche dal basso, la possono scrivere tutti. Mark Smith, ha fatto sì che tutti po possono sentirsi poeti e possono dire quello che hanno dentro. Questa è una cosa molto affascinante. Sì, è una cosa bellissima. Devo dire in realtà che io, avendo studiato all'università teatro, sono laureata in teatro contemporaneo, quindi diciamo che ho avuto una visione abbastanza ampia della poesia anche a livello performativo. Quindi è questo che è stato il mio nesso alla Poetry Slam. Poi era qualcosa che mi mancava come tassello, però in qualche modo sapevo che sarebbe arrivata, e soprattutto perché è bellissima l'idea di avere una, non so come dire, versione contemporanea del fatto di stiamo qui e ci raccontiamo delle poesie. È una cosa fighissima, secondo me. E quindi, appunto, avendo poi con la fotografia lasciato un po' indietro il teatro, diciamo che questa cosa è stata proprio un ritorno al condividere qualcosa, a dare un messaggio anche attraverso la poesia, ed è super contemporanea, perché, come dicevi tu, tutti i grandi poeti oggi sarebbero le grandi rock star, ma ce ne sono Sì, tantissime sì, sì. anche che ancora sono da scoprire, no? Come E no? quindi È vero, è verissimo. bello potersi esprimere. Senti, hai scelto invece per il colore che abbiamo inserito, una rubrica che abbiamo inserito quest'anno in Lunatica, il colore viola, che non è un colore teatralissimo, diciamo così, anzi è l'antiteatro, però vabbè, il colore viola è un colore importante, no? Che ha tante sfumature. Sì, il viola è un colore, anche il viola, cioè anche qui ho fatto un discorso un po' che mi riportava indietro, perché era il mio colore al liceo. Al liceo c'è stato un periodo in cui io avevo tutto viola, le scarpe, le maglie, qualsiasi cosa dovevo comprare per me era viola, perché era un po' in quel momento un colore che voleva dire io voglio essere diversa, voglio uscire dagli schemi, cose così. Poi l'ho stufato perché davvero troppo viola, e adesso invece è ritornato molto, molto forte nella mia vita questa voglia di viola. È cambiata la sfumatura, adesso è più lilla, è una cosa un po' più delicata. E poi l'ho scelto, come dicevi tu, anche per il collegamento con il teatro, perché appunto è un colore importante e si pensa che porti molta sfortuna, ma in realtà su questo, almeno su questo, non voglio essere scaramantica, quindi viva il viola. E poi mi piace perché è un colore che non ci pensi mai, ma è associato anche al fuoco, cioè tra i colori delle fiamme, che tu pensi sempre rosso, giallo, arancione, ma c'è anche quella piccola sfumatura di viola. Ecco, a me piace pensare a quella porzione lì. Senti, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. La domanda, quella più importante probabilmente per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti per il tuo lavoro, dove ti trovano? Mi trovano su Instagram con il nome Chiara underscore Bruni underscore PH, e da lì poi ci sono vari collegamenti, nel senso che c'è il link al mio sito dove si possono vedere, diciamo, tutti i lavori suddivisi e spiegati, e potete contattarmi comunque in DM, possiamo scambiarci i numeri. Venite a Lunatica domenica, così ci incontriamo e niente. Senti, invece la terza canzone che hai scelto è di un gruppo emergente, diciamo così, te la lasciamo lanciare a te. Dici un po' che pezzo hai scelto.
Allora, l'ultima canzone che ho scelto, un pezzo emergente, dici? Una Diciamo cosa nuova. un gruppetto nuovo. Gruppetto nuovo che sono i Pink Floyd e la canzone è Breathe. E anche qui ho cercato di fare un po' un crescendo emozionale. Diciamo che quando voglio ascoltare la musica, questa è la musica seria, no? È la musica quella che proprio ti sconvolge. Siccome ho sempre voglia di essere trascinata in dei mondi un po' fantastici, anche con il mio lavoro, fotografico faccio questo tipo di gioco. Diciamo che con i Pink Floyd proprio mi sento super ispirata e quindi ho scelto questa come chiusura. E quindi noi diamo la linea alla regia, ci ascoltiamo i Pink Floyd, ma prima salutiamo Chiara e grazie per averci fatto compagnia. Ciao Chiara! Grazie a voi, ciao Emanuele, ciao a tutte e tutti. Arrivano i Pink Floyd. That hole.